ho riscoperto Marco, io prima di te, presidente, parlo io prima di te perché devo andare via. Io perché io salto. Non ha saltato perché io salto, che io salto in alto, ma non ha saltato tanto. Allora, ho trovato l'esatto, ma poi vai e vieni, mi guardo la cosa. Così così. Allora, vi abbiamo promesso una cosa nel corso le previsioni per il 2015. Allora, che se il microfono funziona, mi ricordo che un po' ho provato. Andiamo tutti e due con questo che forse è meglio. Allora, Antonio Capitani mi dice un po' il credo di Omar dei due mondi che in qualche modo sono rappresentati stasera. Il mondo della moda, perché lui si scrive su Vanity Fair, e il mondo dello sport, perché scrive anche sulla Gazzetta dello Sport. E a proposito di sport, possiamo confessarlo, qual è il nostro sport preferito nei sabati sera? Riunirci a casa nel castello Marco Simone, a casa Biagiotti, giocare a carte, a scopone scientifico, guardare Serena Rossi a tale quale, quando ci vediamo il venerdì, e fare il tipo per lei, che poi a dire vince, quindi va bene, vuol dire che porta bene. E tra una partita a scopone scientifico e una visione di tale quale, leggiamo come se fosse il Vangelo le previsioni di Antonio Capitani. E ci mettiamo lì a dire, allora vediamo cosa succede a noi. Quindi c'è vero o no la linea? Benissimo, Antonio è una persona squisita, anche perché è un uomo di grande cultura, non è un astrologo, sarebbe veramente riduttivo definirlo così, è per me un amico carissimo e credo che per tutti noi abbiamo bisogno di un buon auspicio. Qualcuno mi diceva, se dice cose brutte non lo voglio sentire, non credo che le diremo, ma probabilmente non ce ne sono perché siamo tutte persone che credono nell'energia. L'energia di stasera mi arriva forte e chiara, vi ringrazio tantissimo. Se avete voglia di fare silenzio 2 minuti mentre si taglia il tacchino che è appena arrivato di 22 kg preparato abilmente dallo chef di Tommaso, bisogna fare una foto al quale facciamo un applauso a lui, il nostro direttore di tutto lo staff. Questo non funziona. Meno è microfono. Chef Tommaso. Vieni Tommaso. Tommaso? Tommaso che è un giovane chef alla sua prima prova di tanti stasera. Allora, tutto molto buono. Sul riso un po' sporco qualcosa ci avrei da dire. Ma è il suo primo risotto per tanti e quindi chiudiamo un occhio. Vediamo se gli facciamo un applauso di potete. Ah, sta facendo il taglio del tacchino questo. Però è un giovane chef che è uscito sul panorama questa vediamo settimana, se funziona. La prossima. Ed è entrato a pompa fra i primi 100 chef italiani, quindi si sta veramente meritando un posto, sta facendo un lavoro. Ve lo porto! Sono tutti tecnici a portarlo e quindi sono molto contenti di lui. C'è il Tommaso! Mi sono finito di scappare la mano, ma la prossima volta lo vedremo un po' più in giro. D'altronde siamo tanti, la pressione è tanta, grazie a Marcello un buon tacchino e degli altri dolci. E veramente vi chiederei qualche secondo di silenzio mentre arriva il tacchino per ascoltare Antonio, perché ed è qui anche per fare delle cose a grande richiesta. Di un segno, di non so, la Ryder Cup da prendere l'anno prossimo. Per così la segno è la Ryder Cup, no, disegno la Ryder Cup. Quando comincia? No, comincia. Siamo nel 2022, fine settembre. E te la bilancia la Ryder Cup, attenzione! E quindi tutti di qui, quante sono le bilancia qui? Le bilancia si comano, vediamo un po'. Mica tanto, insomma, dici? Che giorno la vigna è il 12? 18, 12, 18, tutti di ottobre? Sì? 2 ottobre? 19 ottobre? Cominciamo dalla bilancia, scusate, cominciamo dalla bilancia a questo punto. Che 2015 sarà per la bilancia? È un 2015 brioso, interessante, vivace, ci sono sponsor, amici. Sponsor, parola magica, sponsor! Attenzione, sponsor per la Ryder Cup! Persone che spendono volentieri la parola buona sul conto della bilancia. La bilancia che si produce in ambienti ovvi, la bilancia che fa conto con il proprio fascino, soprattutto nel primo trimestre di giugno o ottobre, la bilancia che porta a casa i quattrini, la bilancia che espande il proprio raggio d'azione nel lavoro, e direi che è un anno che poi finirà con un bilancio decisamente negativo. Gennaio forse si comincia con il freno a mano un po' tirato. Vabbè, gennaio domani però. Anche come? Ma non ci divento io gli scarpe. Il ritorno è il numero uno, che comincia? No, adesso no, questa è la bilancia, Giacomo. La bilancia. È un segno.
Adesso è il Capricorno, allora. Ed è il Capricorno, non subito. Finita la bilancia, no? Se hai qualcosa da dire della bilancia, vai. Mesi positivi per la bilancia. Soprattutto il quadrimestre giugno-ottobre, è un quadrimestre decisamente solare, brillante, la bilancia cucca. La bilancia che è singola può portare a casa, devo dire, delle conquiste. Giugno-ottobre, la mia, la Rider si decide a ottobre. Ma lei è casata, non vale per me. La Rider Cup siamo parlando così. Però per fidanzarsi con i signori della Ryder Cup, come dire, quadrimestre giugno-ottobre va bene. Giugno-ottobre va bene, ma direi che va bene un po' tutto l'anno, perché poi soprattutto la vita di agosto, la bilancia, le cose migliori le farà architettandole, programmandole, creandole da sola, stando un po' attenta ai ladri dell'ingegno altrui, perché ci sono sempre poi... Ci sono, conferma, Le idee degli altri. Quindi laggiù si conferma. Con un po' di... stando se non puoi in disparte la bilancia... Ci si chiude il 2015 a 5 stelle per la bilancia.